Oggi 21 marzo 2016 è la 21esima edizione della giornata della legalità. Slogan del giorno: ponti di memoria, luoghi di impegno. Abbiamo accolto l'invito di Don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera, e siamo qui in rappresentanza del liceo pubblico Virgilio Marrone per rivolgere un intimo pensiero a tutte le vittime innocenti delle mafie. Diceva Giovanni Falcone che la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un inizio, una sua continuazione avrà quindi anche una fine. La mafia è dura e non ci fa paura! Ragazzi e le ragazze del liceo pubblico Virgilio Marrone di Meta hanno realizzato delle magliette bianche, perché bianco è il colore dell'innocenza delle vittime innocenti delle mafie. Sono stati scritti i nomi di tante persone che hanno dato la vita per la legalità, per la giustizia. Le portiamo tutti sul nostro cuore. Ripresteremo noi all'oro, zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila, lo sportello è come se tifi un'altra squadra, se lo stesso. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. Che è importante la memoria, perché un paese senza memoria non puoi vedere gli errori poi, quindi è importante avere la memoria. E poi è una giornata per i diritti, io leggo molto la giornata del 21 marzo nel mezzogiorno, nella nostra città, a una battaglia per i diritti, perché la mafia è contro i diritti, la mafia vuole sudditi, la mafia crea ricchezza per pochi ma non crea lo sviluppo, la mafia fa dire ai genitori di non far uscire i figli da casa. La mafia ti toglie la libertà. Quindi, quindi, bellissima, piena di giovani, piena di resistenza, di voglia di lottare e di estirpare quella parte di mafia più pericolosa, quella che sta dentro lo Stato. Quindi con i giovani ce la faremo. Bernardino Verro, Giorgio Gennaro. Io penso che questa giornata è fondamentale, perché dobbiamo far capire, dare un messaggio forte alla città di Napoli per dire che qua c'è molta camorra, ci sono molti spari e molte vittime innocenti di criminalità. E oggi è una giornata importante perché è la 21esima giornata della memoria, il ricordo di tutte le vittime innocenti di criminalità. Noi ci siamo visti già con il liceo Marrone di Meta al Teatro Diana in occasione di una rappresentazione teatrale su sempre il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Secondo te a che punto siamo nella lotta alla criminalità organizzata? Ma io penso che già questo è un passo enorme, aver coinvolti molti giovani a scendere in piazza e a dire basta a questo fenomeno criminale. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire, la strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata, non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. Qualcosa è cambiato in questa società. Da quando abbiamo capito che chi subiva un dramma così grande di perdere un familiare non doveva rinchiudersi nel suo dolore, ma anzi renderlo pubblico per protestare. E dopo 21 anni oggi qua a Napoli raccogliamo veramente un risultato straordinario di tanti ragazzi, giovani, adulti, vecchi, bambini che scendono in piazza per dire noi non ce la facciamo più, la camorra non vale niente, la mafia è una montagna di merda. E questo è una cosa che 20 anni fa era impossibile immaginarla, 30 anni fa era un'utopia, oggi invece è la realtà grazie all'impegno di tutti quanti voi. Siamo qui a Napoli alla 21esima edizione della giornata della memoria delle vittime innocenti e siamo per intervistare Bruno Vallefuglio. Sono dei giovani. Muchas gracias.
Daniela Rea Rosa, giornalista messicana, è stata anche questi giorni con un gruppo in varie parti d'Italia, grazie al Libera Internazionale e a Tonio Dell'Orio, perché appunto c'è una situazione che possibilità molto da vicino in America Latina, molti giovani sono costretti per realizzarsi a scegliere la malattia.